Benvenuti a tutti, e siamo qui alla conferenza di presentazione del Neoacquisto Biancoverde Luca Campogrande. Vi ringrazio per essere venuti e lasciamo a lui la prima impressione di questa avventura. Buongiorno a tutti, sono arrivato ieri sera quindi non ho ancora avuto modo di vedere la città, però sicuramente stamattina ho fatto i miei primi allenamenti e ho avuto subito una grandissima impressione, una buona impressione del preparatore e del vice allenatore, quindi abbiamo già lavorato e sono molto contento, ringrazio innanzitutto Alberani e la società insomma, per l'opportunità che mi sta concedendo, perché io mi affaccio per la prima volta a questo campionato e quindi veramente sono contentissimo anche per le parole che sono state spese a mio favore proprio dallo stesso Alberani e spero di fare il meglio. Infatti sono già al lavoro dall'inizio dell'estate, appena finita la stagione, per cercare di dare il mio contributo appunto sin dall'inizio, sin da subito. Anche oggi abbiamo visto dove alcune cose su cui lavorare, che queste sono per me fondamentali, nel senso capire anche dei punti da migliorare e farlo subito anche in questo periodo che è fondamentale appunto per poi arrivare pronto. Prego, se ci sono domande. Vabbè, sì, alla fine ciao Luca, Giovanni, Buongiorno. Mattino Sport Channel. Ti volevo chiedere questo, la Scandone si è interessata a te da subito praticamente e ti ha offerto un contratto anche importante, segno della fiducia che questa società ha nei tuoi confronti. Ti senti da un certo punto di vista anche un po' responsabile di questa Certo, scelta? sicuramente. Io infatti per questo sono molto entusiasta e diciamo lieto di quello che mi ha trasmesso fin da prima della fine della stagione, perché hanno espresso interesse anche attraverso i procuratori sin da durante il campionato, a fine stagione. Questo mi ha fatto proprio scegliere questa società, che comunque è una grandissima società. Proprio anche per questo, proprio perché mi hanno dimostrato interesse, voglia di lavorare. Ho parlato subito con Maffezzoli, con lo staff, che mi ha fatto capire insomma, quanto ci tenessero anche loro a farmi migliorare sui miei punti deboli, sui punti in cui devo lavorare. Quindi questo mi ha portato poi a scegliere Avellino e a fare un contatto pluriennale con loro e veramente sono veramente contento di aver stipulato questo accordo e come dici te sì sono responsabile anche perché lo sono sempre e penso appunto che sia fondamentale perché lo prendo anche come un lavoro per persone appunto che contano su di me come loro quindi a prescindere lo sono sempre qui ancora di più perché ho visto appunto espresso un interesse sin da metà anno e quindi sono già al lavoro e spero di dare appunto al quanto prima il mio contributo, insomma. Nei giorni scorsi abbiamo parlato con Salvatore Formato che ti ha allenato l'anno scorso a Montegrano e ci ha detto Luca è un giocatore pronto per debuttare in Serie A, è una persona che cerca sempre diciamo, di migliorare, ci ha raccontato del tuo miglioramento durante l'arco di quest'anno. Ti senti pronto ad affrontare diciamo, cioè questa sfida? Tu che hai giocato anche in piazze abbastanza importanti come Bologna. Bologna, come la stessa Montegrano. Sì, ti dico, mi affaccio per la prima volta in Serie A, quindi non ti posso dire sarò pronto o meno adesso, perché devo ovviamente vedere il livello, voglio esserlo e voglio, appunto, come ti ho detto prima, alquanto prima essere un punto importante o un punto su cui Vucinic potrà contare. Però c'è tanto, come ho detto, mi sono messo sin da subito al lavoro perché ovviamente il livello è diverso, la fisicità sarà diversa, ci saranno cose in più su cui migliorare, magari appunto dei dettagli che in A2 magari puoi ancora lasciar passare. Qui ovviamente sono anche un secondo in meno in più su un tiro, è tutto diverso. Quindi ti dico, io voglio essere pronto e non te lo posso dire adesso perché ti ho detto, voglio stare sempre coi piedi per terra e confrontarmi prima con tutto il livello e spero però di esserlo, insomma, quindi la mia speranza è esserlo alquanto prima, insomma. Ci racconti un po' le tue caratteristiche dal campo?
Beh, diciamo che io sono più che altro diciamo un tiratore, più che altro da spot up, ma stiamo lavorando tanto anche quest'anno, con i minuti che mi sono stati concessi, insomma, giocando titolare tanti minuti, mi hanno permesso anche di sbagliare di più e di lavorare su appunto i miei punti deboli. Sto cercando di attaccare di più, sto cercando di, anche quando esce un uomo, io fino a 2 o 3 anni fa tiravo a prescindere, quindi ho sempre tirato e basta. Invece adesso sto mettendo appunto il palleggio arresto e tiro, sto cercando la penetrazione, sto cercando di migliorare tutti questi punti e vedo che qui, come abbiamo già detto prima, è il luogo per me ideale per farlo, perché vedo appunto, come ho già detto anche con Maffezzoli, che mi ha chiamato, mi ha detto che ha visto dei video dove su cui possiamo migliorare ci siamo trovati d'accordo, quindi veramente non vedo l'ora di poter cominciare come sto facendo. Ho iniziato stamattina e mi sono allenato presto, che ho fatto sia col preparatore sia poi in campo. E quindi spero insomma, il quanto prima, insomma, anche di lavorare sui miei punti deboli, insomma. Il ruolo degli italiani è sempre più importante. Non so se hai letto qualche notizia riguardo proprio Avellino, che molti italiani hanno rifiutato anche contratti allettanti proposti dalla Silvias. Tu dici che non ci hai pensato 2 volte, naturalmente, perché era anche un'importante chance per te. Come vedi questa particolarità? Gli italiani che vengono trattati da Avellino e che poi alla fine, anche alla cifra vantaggiosa, non decidono di scendere su. Questo purtroppo non te lo posso, cioè non ho dati specifici, perché magari ho letto di Pascolo, quindi io non, magari prima di dare una sentenza vorrei capire effettivamente quello che è successo, perché non so poi nello specifico cosa è successo anche con Pascolo, eccetera. Ovviamente il ruolo degli italiani è sempre più importante, come hai detto tu, insomma, cercare di avere un nome, di far sì, come adesso quest'anno c'è di nuovo la formula 6 più 6, e quindi abbiamo sempre più possibilità e opportunità, e dobbiamo essere bravi anche noi a sfruttarla e prendercela come sfida e far capire che, insomma, possiamo farcela anche noi, dobbiamo farcela anche noi a stare a questo livello, insomma. Va bene così? Avrei modo anche di collaborare con Figlioi, con Dercole, per i gruppi italiani, credo che sia una bella spinta. Sì, anche quello, ripartendo dal discorso di prima, rispondendo anche a lui, insomma, quello che mi ha fatto scegliere tra le varie squadre Avellino è stato proprio il progetto, il percorso che c'è, anche detto a parte con tutto lo staff, ma proprio il percorso che sembra che proprio vogliano far migliorare, in questo in particolare me. E quindi sono pronto e proprio carico per iniziare, insomma. Una curiosità, hai parlato soltanto con Maffezzoli, con Vucinic non hai avuto modo Con di parlare. Vucinic, cioè, mi hanno detto che hanno, cioè, tramite Maffezzoli, però direttamente ancora no. Quindi Va bene? Grazie a tutti.